ringrazio Marco, ringrazio Barbara, Melania, Livia, Carlo e tutti coloro che sono qui stasera, dai politici, dai rappresentanti delle istituzioni, ma anche dai normali cittadini che vogliono insieme cambiare e migliorare la situazione. Permettetemi però, prima di parlare del libro, che sicuramente è un argomento vivace, interessante, si parla del futuro dei giovani, io vorrei leggere due messaggi. Sarò breve in tempi europei, ma ci tengo particolarmente. Un messaggio è questo, forse il senso lo capirete dopo, ma inizia così. Voglio essere la prima a farti gli auguri di buon compleanno. Un bacione Lara. 11 maggio 2014, 0001. La risposta è grazie cara. Grazie Gianca, grazie per la fiducia, per la proposta che mi hai fatto sabato. Sono rimasta stupita. Un bacio. Questo sarà qualcosa di risposta, questo sarà qualcosa di rivoluzionario che stupirà tutti noi. Io è la prima volta che torno a Pavia dopo averlo salutato, quindi ci tenevo che questo mio ritorno fosse dedicato a lui, dedicato al nostro Giancarlo, perché l'ultima volta mi disse: ma chissà quante cazzate che scrive sto libro. E questo, quando glielo dici, gli ho detto: guarda, ho scritto un libro, è sul fondo garanzia giovani. E che cazzo me ne faccio io del fondo garanzia giovani? E allora la presentazione oggi è come se lui fosse qui, perché mi ricordo perfettamente i momenti, le parole che mi ha detto quando gliel'ho consegnato con dedica anche a Rosy, che sono molto contenta che sia assolutamente qui con noi, perché anche Giancarlo è qui con noi. Passato, perché con questo si costruisce il presente. Io custodisco ancora tutti i messaggi di Giancarlo e anche gli insulti che ogni tanto mi arrivavano, perché giustamente bisognava rendere animata anche la situazione politica. Allora, io vi ringrazio per la presentazione, perché è una delle migliori presentazioni che io abbia mai ricevuto, perché è entrata nel dettaglio e ha perfettamente spiegato quali erano le mie intenzioni. Innanzitutto è un libro scritto a tre mani, quindi scritto con Asso Lombarda, scritto dalla sottoscritta, scusate il gioco di parole, e da G-Group. Che cosa emerge da questo rispetto a tanti altri libri, e nessuno dei quali ha mai parlato del Fondo Garanzia Giovani? Innanzitutto abbiamo il fatto di avere Asso Lombarda, sistema imprenditoriale economico, G-Group, sistema di formazione e di persone che cercano identikit utili per poi effettuare un'assunzione. Quello che noi vediamo sempre è un gap tra la domanda e l'offerta. In questo libro abbiamo cercato di superarlo, e il ponte tra la domanda e l'offerta è dato da un politico. Il politico, secondo me, deve essere al servizio della struttura economica, del tessuto economico che è presente, ma anche dell'aspetto dell'educazione, dell'aspetto della scuola, della formazione. E questo è stato l'obiettivo di scriverlo a me, ed è stato anche l'obiettivo per il quale nessuno ha voluto lucrare su questo, perché, come è stato detto, il ricavato di questo libro, al quale abbiamo tenuto un prezzo volontariamente più basso rispetto alla media, era quello di destinare tutto il ricavato a borse di studio. E quando c'è stata la critica, è arrivata da un esponente del PD, giovane, quindi a maggior ragione mi ha stupito, perché poi l'Espresso non valuta mai gli aspetti positivi, fa più notizia di elementi negativi. La mia spiegazione di fare un selfie era anche qualcosa di originale. E se un giovane non riesce a capire, a maggior ragione, che un selfie è una cosa che va oltre la normalità, allora non è un giovane capace di trovare lavoro ai giovani. Il selfie è semplicemente non se sei bello, se sei un fotomodello, vieni scelto e lavorerai
nell'ufficio del Parlamento Europeo della Promi. No, vieni scelto perché è bravo. E sapete perché ho scelto il selfie? Perché quando uno si fa un selfie, mette tutta la sua creatività, la sua simpatia. Non necessariamente un selfie rappresenta il momento in cui sei il più bello, ma rappresenta il momento in cui sei più creativo. E questo è uno degli elementi di selezione che abbiamo stabilito anche con G-Group. E mi spiace, se altri non hanno capito, vuol dire che non sono all'altezza di essere alla pari dei nostri giovani. Quello che abbiamo analizzato e che non era ancora stato fatto è come l'Italia spende male i propri soldi. Noi critichiamo sempre l'Europa, l'Europa è cattiva, l'Europa non ci dà una mano sugli immigrati, l'Europa non ci dà una mano sulle banche. Certi di questi aspetti sono veri, però abbiamo molti, molti soldi che noi non spendiamo. Il 60% dei fondi che ci vengono dati dall'Unione Europea li spendiamo, ma il rimanente 40%, e non è poco, vanno in altre destinazioni, quindi ritornano in Europa, oppure devono essere restituiti perché spesi male. Allora, io sono sempre dell'idea che di fronte a un problema bisogna fare un'analisi interna, un po' come nel nostro partito, cioè non è che uno deve guardare fuori la casa propria quando il problema ce l'ha all'interno. E questo dobbiamo risolverlo proprio per l'Europa, guardandoci dentro. Perché noi non riusciamo a spenderli questi soldi? Il Fondo Garanzia Giovani a livello nazionale non è stato speso al 100%. Ma scusate, io la problematica che sento spesso da tanti è: non posso darvi lavoro perché non ci sono i soldi. Allora, la mia controdomanda è: ma quanti soldi ci sono perché non li spendi? La risposta che mi sono data è che sono di due tipi. Primo, non sappiamo spenderli, perché non sappiamo fare i progetti. E secondo, perché non sappiamo a volte che abbiamo i soldi. Sono due, un problema di informazione e un problema di formazione. Sulla formazione io vedo che a volte si scrivono dei progetti di cui non si sa l'inglese, quindi in italiano, perché vengono già scartati a priori spesse volte, di cui non si segue la linea indicata all'interno di questo bando, e spesse volte si indica un progetto ma se ne realizza un altro. Quindi per loro che ti chiedi soldi indietro. Uno di questi, ad esempio, è la TAV. Piaccia o non piaccia, la TAV è stata finanziata dall'Unione Europea. Se non si realizza, di solito non è dietro con pagamento di tassi di interesse, però la paghiamo tutti noi. Non la pagano solamente i nostri amici che si trovano nella zona TAV, la paghiamo tutti noi. Non entro nelle quote latte perché altrimenti mi varrei qui nell'ambito poi di altre sanzioni. Però c'è una buona notizia, perché io non posso venire qui da voi e ringrazio per la presenza dandovi solo delle brutte notizie. Devo dire anche che Regione Lombardia è stata la migliore regione d'Italia che ha speso questi fondi, perché è riuscita a creare quel sistema tra imprese, educazione e sistema politico. Quindi l'assessorato, in particolar modo l'onorevole Aprea, è stata capace di creare questa sinergia. Io penso che non siamo extraterrestri, siamo delle persone normalissime in Lombardia. Come lo possono fare in Lombardia, lo possono fare in Campania, in Calabria, in Sicilia, in Emilia-Romagna. Bisogna avere però la voglia di, permettetemi lo slang, sbattersi, di andare a cercare le imprese che abbiano un feedback corrispondente all'ambito di cui noi abbiamo, che possono essere ingegneri, che possono essere avvocati, che possono essere economisti. Questo costa fatica, ma penso che sia assolutamente necessario avere questo feedback. Ad esempio, perché la Lombardia è stata vincente? Perché su 100 iscritti, 70 di questi hanno trovato lavoro. Quindi non solo hanno fatto la formazione, gli stage e tutto quello che può essere tra virgolette precariato, ma hanno trovato un lavoro ed è l'obiettivo del Fondo Garanzia Giovani. A livello nazionale è stato gestito male, perché sono stati utilizzati quei soldi per fare un copia e incolla dei siti di formazione o degli avvisi di agenzie interinali. Non è questo l'obiettivo.
Pensate che l'Inghilterra, che io considero una grande nazione, a volte più avanti di noi su alcuni aspetti, soprattutto nell'innovazione e nel sistema finanziario, ha deciso di utilizzare il Fondo Garanzia Giovani nella perfetta idea del commissario Katainen. La prefazione di questo libro è scritta da Jyrki Katainen, che molti conoscono qui in Italia perché è quello che scrive le lettere a Renzi dicendo non va bene, non stai facendo giustamente il tuo lavoro e via dicendo. Lui è stato primo ministro in Finlandia ed è stato l'inventore del Fondo Garanzia Giovani del suo paese. L'ha portato a livello europeo e lui ha detto: io questi soldi li utilizzo per finanziare le idee dei giovani, non per creare assistenza ai giovani. Quindi dobbiamo rovesciare totalmente l'idea che il giovane non deve essere in una fase di assistenzialismo, ma deve essere in una fase di protagonismo. Cioè tu devi essere promotore di una tua idea, e se l'idea è vincente, hai successo nella vita. Allora che cosa ha deciso l'Inghilterra? Hai un'idea vincente della finanza, a fondo zero. Quello che in Italia non cambia. L'Inghilterra e il governo inglese ha voluto credere nelle sue nuove generazioni. E questo è un grandissimo valore aggiunto. Un valore aggiunto che noi non riusciamo ancora a capire. I ragazzi della Silicon Valley sono cresciuti e nati con questo concetto. Il concetto ovvero del merito. Sei bravo, capace, ti finanzio, vai avanti per la tua strada, altrimenti non avremo Twitter, non avremo l'inventore di Facebook, non avremo tante di queste realtà. E a volte il finanziamento iniziale non è tanto, non chiedono tanto, chiedono di avere una pacca sulla spalla, oltre che di un assegno di un finanziamento. All'interno poi dell'analisi europea ho pensato, assieme a tutta la Solomade G-Group, di partire un po' dall'ABC di quando uno si inserisce nel mondo del lavoro. C'è qui tra pubblico una ragazza che ha lavorato con me a Bruxelles, molto, molto brava e capace, e quando io ricevo il curriculum di questa ragazza stagista, a volte insomma, ci sono dei dubbi e delle perplessità, a volte il curriculum presenta errori di ortografia. Come fai a sommarlo già nel momento in cui il curriculum c'è l'errore con la A, con la H, che qualcosa del genere? Il curriculum a volte è di 20 pagine, ti racconta anche cosa ha fatto con le giovani marmotte, ti racconta anche la sua esperienza di riscatto. Ecco, forse questo funziona più per essere presi nei PD, visto l'andamento renziano. Invece per quanto riguarda Forza Italia, che tu sia negli scout o meno, poco è rilevante. Quindi abbiamo identificato come fare un curriculum. Voi direte, ma è semplicissimo, basta compilare. No, devi usare le parole giuste, usare sintesi, usare incisività. Perché quando io devo selezionare una persona non ho il tempo di leggermi quattro pagine, tu puoi essere anche l'Einstein di turno. Io in due pagine devo capire chi sei. Secondo, come presentarsi a un colloquio di lavoro. Allora, a volte si pensa di andare vestiti come una cerimonia, un matrimonio, un battesimo, non devo andare a un colloquio di lavoro, mi presento come se fossi effettivamente io lo sposo o la sposa. No, bisogna essere se stessi. Questo è l'elemento e l'arma vincente. Essere se stessi è la miglior carta d'identità per essere scelti, perché vuol dire che non ti nascondi dietro un vestito, non ti nascondi dietro quello che tu non sei. E questo un imprenditore, un tuo datore di lavoro, se ha un occhio attento, lo capisce subito. Un altro aspetto che viene sottovalutato sono i social network. Perché noi usiamo i social network, Facebook, Twitter, per nell'ambito naturalmente privato, per dire ma oggi sono andata a sciare, oggi ho mangiato questa pizza in questo ristorante. Cioè li utilizziamo prevalentemente per la vita privata o una vita più sociale. Invece Facebook e Twitter sono alcuni degli strumenti utilissimi per il lavoro, per trovare lavoro, perché si crea un cosiddetto network di conoscenze. Sapete io come ho trovato
il mio secondo lavoro tramite LinkedIn. Sembrerà assurdo, ma tramite questa catena che si viene a creare, io ho trovato e ho mandato il mio curriculum al responsabile delle risorse umane della Giochi Preziosi. Sono stata chiamata anche perché la stessa responsabile è stata incuriosita dal fatto che io abbia utilizzato questo strumento. E allora siamo nel 2016, siamo totalmente tecnologici, abbiamo a volte più televisioni che componenti della famiglia, ma non sappiamo sfruttare l'occasione al meglio. Lo stesso abbiamo visto con Instagram, e voi dite, ma è semplicemente una foto, ma identifica te stesso, identifica chi sei, identifica quali sono i tuoi interessi, i tuoi hobby. Autisti e di cuochi e di camerieri e non avere funzionari. E loro hanno detto, vuol dire che le nostre università non sono all'altezza di formare? No, proprio il contrario. Le nostre università hanno una qualità di preparazione eccellente, ma spesse volte non conosciamo le opportunità, perché se voi vedete nella pagina in fondo al libro, molti di voi non conoscono questi siti, non conoscono questi link diretti. E secondo, deve esserci anche le istituzioni che danno una mano. E questo è anche il motivo per cui ho deciso di scrivere questo libro. Di solito, come mi diceva Giancarlo, i libri si scrivono sempre a fine carriera. Io gli ho detto, non lo so se questa è la mia fine carriera, sono a metà del mandato, però voglio lasciare qualcosa ai giovani. Voglio dare una testimonianza per quello che mi compete, che l'Europa è per i giovani, è dei giovani, se loro la sanno sfruttare al meglio. E allora quello che abbiamo pensato all'interno di tutto questo, di questo libro, è anche legato un po' alla mia storia personale. Io mi sono laureata prima in Cattolica, poi in Bocconi in ambiti economici e poi ho iniziato la fase del precariato. Devo dire che quando mi sono laureata, che era il 2004 e successivamente il 2007, non c'era la crisi e la disoccupazione di oggi, però non è che vi ritrovavo nell'oro. Quindi io ho iniziato a fare gli stage a 17 anni e sono una persona normalissima, ma deve esserci anche la voglia del ragazzo di mettersi in gioco, perché è anche più comodo dire ho 3 mesi di vacanza. Nella banca di credito cooperativo, e quello non c'era ancora il caso Etruria, vi dicendo, e da lì ho capito che io non avrei mai lavorato in una banca, perché dopo 2 settimane mi sono annoiata a morte. L'anno successivo sono andata a lavorare presso un consolato e mi è piaciuta molto la vita diplomatica, che assomiglia un po' a quella politica per certi versi. Poi sono andata a lavorare in uno stage in un'azienda, ho capito poi che il marketing era un po' la mia strada. Quindi finita l'università si inizia la cosiddetta trafila del curriculum, del distribuire al più possibile alle conoscenze quello che hai. Sono stata fortunata perché mentre mi stavo laureando mi hanno chiamato per degli stage con 600 euro. A livello europeo abbiamo fatto un regolamento per gli stage che devono essere nelle aziende retribuite, non si possono ripetere per più di 2 volte, perché gli imprenditori continuavano con gli stage costantemente. Abbiamo definito anche delle regole per gli stage uguali per tutti gli stati membri, in modo tale che siano effettivamente armonizzate. Terminato lo stage ho avuto un contratto a tempo determinato e poi un contratto a tempo indeterminato e successivamente sono in aspettativa. Questo che cosa permette? A un giovane e anche a un politico, quando hai un lavoro sei in aspettativa, di sentirti libero. E il lavoro nobilita molto l'uomo, ma ti fa sentire anche parte di una società e ti completa. Io vorrei concludere con 2 messaggi. Il primo messaggio è ai giovani che anche dalla provincia di Pavia sono alle porte di Milano, quindi non si trovano in paesi dispersi come invece trovo in tante località del sud
di prendere il trolley. Come si porta con te, così diceva la valigia di cartone, oggi magari il trolley diventa un po' più dinamico, e anche di andare all'estero. Se non si trova lavoro in Italia, non ci si può piangere addosso qui. Bisogna andare all'estero perché le opportunità ci sono. E soprattutto il consiglio mio è quello di tornare in Italia. Io non sono pro fuga di cervelli, sono pro esperienza all'estero per poi ritornare. E l'altro messaggio è quello di avere una speranza che è quella di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà che si possono trovare in qualsiasi settore, dall'università, dal mondo del lavoro e anche da questa grossa crisi economica, è quello di crederci nelle proprie capacità, nella possibilità di farcela.